L'arte del giornalismo politico in un SMS è stato il tema al centro del dibattito moderato dalla blogger Valentina Di Leo che si è svolto nella Sala Raffaello dell'Hotel Brufani di Perugia nell'ambito del Festival Internazionale del Giornalismo. A ragionare sull'uso dei social network in politica sono stati il direttore di Europa Stefano Menichini, Antonello Caporale di Repubblica, Mattia Feltri della Stampa e il vice direttore di Libero Franco Bechis. Direttore, com'è cambiato il giornalismo politico con l'uso dei social network? Beh, è cambiato nel senso che siamo tutti quanti, noi altri, diciamo, professionisti del giornalismo politico, chiamati a tenere un ritmo molto più veloce, non soltanto nel dare le notizie, ma anche nel dargli un contesto, cioè che poi è offrire un filtro di interpretazione. Contestarle quando sono delle notizie che contengono delle manipolazioni evidenti, cioè quello che è il lavoro tradizionale del giornalista, però deve applicarsi a un tempo, a una velocità, che è quello della comunicazione contemporanea e che contemporaneamente però, nel formare, contribuire a formare un flusso d'opinione, diciamo in tempi rapidi, in tempi reali, appunto. Poi ti obbliga però anche a rispondere, non soltanto della notizia che hai dato, ma anche dell'opinione che hai espresso, del contesto che hai proposto, a un sacco di gente, a tutti quanti quelli che condividono con te la presenza sul social network, e poi questo ovviamente può avere degli aspetti fortemente negativi, perché sappiamo tutti che ci sono quelli che sono sulla rete soltanto per insultare, per contestare, per deridere, e questo c'è e ci sarà sempre, ma c'è una larga maggioranza di persone che non solo sono interessate a commentare a loro volta e a discutere del tuo punto di vista, ma anche a offrirti un punto di vista. E quindi alla fine tu, che sei tradizionalmente il giornalista professionista, diciamo così, abituato a essere un filtro unidirezionale, cioè dalla notizia all'utente della notizia, diventa in qualche maniera uno che recepisce anche, perché recepisce il feedback, la reazione che dall'opinione pubblica presente sui social media arriva. Infatti prima parlava appunto dell'importanza del fattore della credibilità. La credibilità ovviamente è essenziale, perché c'è un rumore di fondo sulla rete pazzesco. Ci sono contemporaneamente migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di persone che dicono la qualunque. È chiaro che diciamo, bisogna emergere rispetto a questo rumore di fondo. La credibilità non è soltanto data dalla tua professionalità, da quello che, diciamo, dal tuo curriculum, dal fatto che le fonti che usi sono delle fonti che si dimostrano veritiere e verificate, ma secondo me la credibilità sui social media è molto anche data dal tuo spenderti come persona, cioè non soltanto come un professionista, ma come, parlandomi come Stefano Menichini, cioè una persona che ha un volto, un nome, abita in un luogo, ha delle opinioni, ha una famiglia, si conosce qualcosa di lui come individuo e non soltanto come professionista, ha delle persone più o meno simpatiche intorno, per fortuna non tanto spesso, e questo è l'insieme della credibilità. Qualcuno ce l'ha e qualcuno non ce l'avrà mai. Dissento. Sì, perché questo vuole il sistema bipolare moderno, vuole che io dissenta di principio. Non è importante da che cosa, però secondo me non è vero quello che ha detto. Io non devo dimostrarlo. Io devo solo dire che non è vero. Lui magari ha detto il cielo azzurro. Non è vero. Non è vero, punto. Non c'è un arbitro, Questo è il capisci? bipolarismo all'italiana, quello che ha fallito. Non c'è ciò che è vero, ciò che è falso. C'è A che dice il contrario di B. Quindi chi arriva prima a dire una cosa e l'altro è fottuto e deve dire il contrario. Capisci? Chi scrive per il settimanale generalmente scrive in modo diverso che per un quotidiano e chi parla alla radio ha un ritmo diverso da chi invece conduce un programma televisivo. Io noto una confusione dei ruoli, serve tutto, servono momenti in cui essere veloci è assolutamente decisivo e raccontare, e serve pure il di più che ha dato secondo me l'SMS. Ho capito invece che c'era una sorta di forza centrifuga verso tweet, quando i miei SMS, che poi furono messi sul giornale, si trasformarono in tweet di Caporale.
cioè l'idea inconscia che l'SMS non potesse rimanere solo un SMS, per forza devi fare un tweet. Io contesto questo sistema, non già contesto, dico solo che mi trovo poco, ma è assolutamente necessario per chi scrive avere relazioni, avere conoscenze. Ed è vero che Grillo, il partito di Grillo è stato un movimento che è nato, ma è stato anche un sistema di comunicazione complessiva alternativa a quella tradizionale, che però non ha aiutato gli altri partiti. Come mai? Perché gli altri partiti non hanno goduto della stessa esplosione delle forze alternative? Perché non erano connessi, erano fuori di quel mondo che adesso utilizzano, e lo utilizzano anche, secondo me, manipolandolo. Ho cominciato raccontando della foto che Casini aveva postato, in cui c'erano lui vicino a Fano Bersani, Casini e Monti, e quello dimostra che noi abbiamo moltissimo lavoro da fare, perché quella è la classica scena, poi c'è tutto un retroscena che non ti racconteranno mai, quindi il lavoro tuo non è salvo, di più. Quindi da quel punto di vista io sono d'accordo con quello che dice Antonello, infatti è un mondo enorme in cui tu ti puoi infilare, in cui hai miliardi di informazioni che puoi gestire, puoi selezionare, puoi approfondire. Comunque, secondo me alla fine Twitter non va mitizzato, non è neanche un oggetto, è come una strada, è come un bar. Ecco, per me io penso che Twitter sia come un bar. Dipende dall'utilizzo che fai, certamente ha la possibilità di interazione, però bisogna avere poi presente che le persone con cui puoi interagire sono un numero molto limitato, perché non è che puoi rispondere a milioni di persone e quindi o a migliaia di persone, no? Io ho 14.000 persone che mi seguono su Twitter, ma parlerò con 10 quando posso parlare, quindi devo avere presente quello. Quando vedi anche un flusso, spesso noi scriviamo delle scemenze assolute, cioè il popolo di Facebook pensa così, perché pensano niente, sono 10 persone che pensano quello che puoi vedere. In altri casi invece costituiscono dei fenomeni, perché non è vero quello che diceva Caporale, che non hanno avuto nulla da dire, nessuna idea politica. Indubbiamente il fenomeno Grillo, di Beppe Grillo, nasce da quei sistemi, prima con il blog di Grillo che aveva quel tipo di flusso, poi con l'utilizzo, è un modo di utilizzare dei mezzi per costituire un fenomeno politico, che sicuramente è un fenomeno politico che è nato da lì. Io non sono d'accordo con l'impostazione di Antonello, però questo dipende anche dalla magari dall'uso diverso, dal lavoro diverso che si fa, eccetera, eccetera. Qui eravamo molto più semplicemente a cercare di capire, credo almeno, a cercare di capire se c'è un cambiamento interessante, positivo o negativo, in come l'informazione politica sta utilizzando questi strumenti. Perché la velocità è importante? Perché il tempo della decisione politica è cambiato, perché il tempo del consumarsi degli eventi è cambiato, perché il tempo del venire fuori di fenomeni politici e sociali è mutato, e il tuo presidio, diciamo così, per chi crede che ancora questo mestiere ci sia, non soltanto portare i soldi a casa, ma anche, diciamo così, è un po' di passione, ma anche il fatto che tu pensi che sia tuo dovere, sulla base della tua esperienza, delle tue convinzioni, sempre in maniera trasparente e dichiarata, offrire la tua interpretazione, il tuo filtro, svelare se del caso la manipolazione di cui parlava Antonello. Se vuoi fare tutto questo, lo devi fare nel tempo e nella velocità che la decisione politica ha preso. Cioè non puoi disdegnare questo tempo nuovo, perché esso è un fattore di potere.